Buongiorno, sono Brunella Severino del Centro Servizi per il Volontariato di Benevento e sono la coordinatrice locale del progetto Finestre sul Mondo promosso dall'organizzazione non governativa ENGIM e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri. Un progetto di conoscenza reciproca tra gli studenti, i giovani partecipanti di 200 scuole in tutta Italia e i giovani che vengono accolti nel nostro paese, ma soprattutto una conoscenza reciproca tra culture diverse con un'ottica di pace e fratellanza. Noi siamo ospiti qui oggi della comunità alloggio Tetto Rosso della cooperativa Melagrana. Abbiamo qui il responsabile, il presidente dell'associazione Melagrana, il dottor Roberto Malinconico, e qui al mio fianco Zamankil Sardwali, per gli amici Huli, un ragazzo afghano che oggi ha 19 anni ma che è giunto in Italia da ragazzino proprio, è arrivato all'età di 12 anni, vero Zamankil? 14 anni. 14 anni. Io non vorrei rubare spazio al suo racconto, vorrei che Huli ci raccontasse brevemente la sua storia. Ciao, mi chiamo Sardwali Zamankil, vengo dall'Afghanistan, sto in Italia dal 2008 e ho studiato. Dove hai studiato? Ho studiato alla scuola alberghiera di Castelvenere in provincia di Benevento e per 5 anni sono stato in quella scuola e mi sono impegnato, ho imparato italiano, ho studiato e l'anno scorso mi sono diplomato. E adesso? Cosa fai adesso? Mo sto lavorando alla fattoria sociale Melagrana e lavoro come aiuto cuoco e spero di in futuro di andare un cuoco della struttura. Senti, ma ci vuoi spiegare un po' meglio? Questa comunità è la tua famiglia, vero? È la tua casa adesso? Sì, all'inizio vuoi raccontare che sei arrivato qui? All'inizio è stato un po' difficile a stare qua e ad abituarmi a questo ambiente. Poi nel tempo, conoscendo bene le persone, ho cominciato a fidarmi di loro e ho cominciato a parlare italiano e così ho cominciato di andare avanti e di cambiare la mia vita proprio come era prima, dopo che sono arrivato in questa casa a Tetto Rosso. E mo in questi 5 anni che sono stato qua in questa scuola, mi ha aiutato a scuola i professori, a casa mi ha aiutato tanti gli operatori, le persone che lavorano qua e mi hanno aiutato tanto. Ringrazierò fino a quando vivo, non lo so come devo ringraziare a loro. Senti, ma ci vuoi dire come mai sei scappato dal tuo paese? Dal paese mio sono andato via per vari motivi. Il primo motivo è la guerra, poi di cambiare proprio la mia vita, di cambiare di vivere un modo diverso, di non vivere sempre le stesse poste e di fare sempre le stesse cose. Perché il tuo paese vive delle difficoltà, sì, difficoltà vero? Sia economiche, vivi sia guerra, un po' di tutto. E cosa sarebbe successo se tu non fossi scappato? Quello che hai raccontato poi ai tuoi compagni di scuola quando ci siamo incontrati nel contesto di questo progetto, abbiamo partecipato, la dirigente ha organizzato un convegno durante il quale tu hai raccontato ancora la tua storia. Da cosa sei scappato? Cosa sarebbe successo se tu non fossi venuto via dal tuo paese? Rimanevo là e dovevo andare a combattere. A che età? A 12 anni, a 14 anni, 13 ai 14 anni dovevo andare a combattere con i talebani, il soldato e fare questo. Quindi tu sei scappato fondamentalmente dalla guerra? Dalla guerra, meno male. Perché non mi piacevano le guerre, mi piacciono i fucili, i pistoli, non mi piacciono queste cose. Com'è stato il tuo viaggio? Come sei arrivato qui? E per arrivare qua ho messo 2 anni per arrivare in Italia. All'inizio sono stato in Iran, che è un posto più brutto che ho mai visto, e in Turchia, e poi in Grecia già stavo meglio perché facevo parte dell'Europa, e poi da là sono stato quasi per un anno e mezzo a lavorare. Poi dopo ho deciso di venire in Italia perché non volevo rimanere là, di andare avanti, di cambiare il paese, il posto.
quindi tu hai sentito che in Italia potevi avere ulteriori opportunità, sì, sì, rispetto a questi luoghi dove ti eri già fermato. Eh sì, perché il mio obiettivo è di arrivare a Londra, però quando sono arrivato in Italia ero minorenne, non potevo andare avanti e mi hanno messo in questa struttura e sono rimasto. Ti hanno accolto, sì. E sei contento adesso per il percorso che hai fatto? Sì, sono contento, molto, per questo sto ancora qua e condivido tutto con loro. E... perché diciamolo, tu oggi hai quanti anni? Mo c'ho 21 anni. E sei ancora qui nella comunità che ancora ti accoglie. Sì, sì. Vorrei che su questo ci dicesse qualcosa un poco il dottore Malinconico di questa permanenza. No, non è una permanenza solo di accoglienza, è una permanenza di una continuità di un percorso. Noi quando è arrivato Uli, per noi è Uli, quindi sì, da sempre, lui è arrivato con l'unica lingua di conoscenza che era il pastun. I primi mesi in questo luogo sono stati terribili per noi operatori nel leggere il dramma e il dolore negli occhi di Uli e soprattutto questa paura di non capire dove era, perché la difficoltà comunicativa era veramente una difficoltà grande. Un po' alla volta siamo riusciti a trovare un dizionario comune della comunicazione, man mano questo ha consentito di aiutare Uli a capire che era in un luogo di accoglienza, qual è sempre stata la comunità Tetto Rosso e qual è sempre stata la nostra associazione, che è nata proprio per essere un'associazione impegnata sui temi della pace, del rifiuto della guerra, del contrasto alle forme di povertà e di sostegno della dignità della persona umana. E questa cosa ha aiutato questa nostra ragione, no, di sociale anche, ha aiutato nel percorso anche a definire, no, gli obiettivi, anche oltre il tempo della naturale permanenza nella nostra struttura. Uli man mano diventava adolescente e man mano è diventato un ometto, no? E a 18 anni il nostro paese, molto attento verso i minori, all'improvviso diventa fortemente disattento verso gli adulti, anche quegli adulti che ha accolto da minori e che però hanno avviato percorsi, hanno avviato progetti. Uli era in corso il suo progetto di formazione scolastica, era iscritto al quarto anno dell'istituto alberghiero e noi abbiamo deciso come associazione di continuare, come avviene in ogni famiglia, continuare le opportunità di formazione e di istruzione, per cui questa era la sua casa in Italia, era la sua famiglia allargata unitamente alla famiglia che lui ha lasciato lì in Afghanistan e con la quale oggi ha un ponte anche grazie alle nuove tecnologie informatiche, no? Facebook ha fatto anche in questo, no, un ponte di contatto con i suoi familiari lì e quindi ha continuato il suo percorso, un percorso che oggi l'ha portato a prendere il diploma dell'istituto superiore alberghiero che ha frequentato, quello del quinto anno, quindi un diploma di secondo livello, no, in una nazione dove questo ha un valore importante e questo gli ha aperto le porte anche di un impegno anche all'interno lavorativo, all'interno della stessa realtà associativa che insieme con la cooperativa Coeni tiene la fattoria sociale, il ristorante, e lui proprio sul piano professionale si è formato come cuoco e lavora, ha un contratto come aiuto cuoco nel nostro Coeni Soul Food. Colgo l'occasione
occasione per ringraziare, salutare e ringraziare la dirigente dell'IPSAR di Castelvenere, Elena Mazzarelli, e le docenti che ci hanno consentito di conoscere Huli, perché se oggi conosciamo la storia di Huli è perché Huli ha partecipato al progetto Finestre sul Mondo come testimonianza con la sua storia durante i due incontri laboratoriali con l'associazione I Have a Dream e il formatore Albert Weiss. Dottore, una mia domanda, anche una curiosità, è qual è stata la prima volta, dopo quanto tempo siete riusciti a ristabilire un contatto con la famiglia di Huli? Io ricordo ancora oggi il momento che è stata, noi dobbiamo dire, è stato per alcuni anni praticamente non è stato possibile proprio il collegamento all'inizio, per cui ci sono stati anni proprio di distanza, di contatto con quella che era la famiglia. Poi si è riuscito a fare un contatto telefonico che ha cominciato almeno a determinare un ponte, e io ho ancora impresse sulla pelle il momento in cui, grazie a Facebook, un suo amico che aveva conosciuto tramite Facebook di un villaggio vicino, quella di casa sua, e nel sentirsi in questo scambio lui gli propose: guarda, la settimana prossima vado a casa tua con la telecamera e vediamo di fare un collegamento direttamente da casa. Io ricordo esattamente il momento in cui questo avvenne, eravamo nel salone giù e ci fu un'esplosione di gioia. E penso che ci sarà una continuità anche su questo, perché oggi, grazie al nostro regista volontario Dino Farese, presidente dell'associazione Prologos, siamo ancora qui a fare una ripresa, che non solo comunicheremo, diciamo, questo video lo trasmetteremo a tutto il circuito del progetto Finestre sul Mondo, ma noi speriamo che questo video possa arrivare in Afghanistan alla famiglia di Huli. E quindi, Huli, forse possiamo pensare anche di fare un saluto, sperando che questo video possa arrivare. Lo vuoi fare, vuoi salutare anche la tua famiglia nella tua lingua e digli come sei, come stai qui, che stai bene, perché io penso che tu qui stai bene e che in questo momento da anni si prendono cura di te benissimo in questa comunità, e quindi loro penso che possano stare tranquilli fino a quando li rincontrerai. Vuoi dirlo in afghano questo? Vabbè, in afghano non è che... Dai, perché magari riusciamo a spedirlo, questo video, a farlo arrivare. Lo chiederemo un aiuto non solo alla Melagrana, ma lo chiederemo anche all'Engim proprio. Posso farla avere pure io allora, però... Certo. Che io non è che tanto... L'afghano lo so bene tutto, però non è che mi va tanto di nei video a parlare. Va bene, un saluto. Ascolta, salamu alaikum. Bravo, grazie. Bene, e vogliamo presentare anche un poco gli operatori della struttura che accoglie, diciamo che sono le persone che poi, certo, anche ormai affettivamente sono vicine a Huli. Vorrei un attimo che darmi Stefania, Maria Grazia, se possono venire un momento qui, se vengono anche loro, sono due delle responsabili di questa struttura. Come è stata questa esperienza con Huli? Noi l'abbiamo conosciuto da poco, sono due anni, abbiamo accompagnato nel percorso del diploma. Bene. Lui è stato molto molto bravo, si è impegnato molto e è riuscito a ottenere anche buoni voti. Certo, io non posso mai dimenticare, durante il laboratorio c'ero anche io con padre Albert Weiss dell'associazione I Have a Dream, e il messaggio che ha dato ai compagni di scuola che non erano della sua classe ma successiva, il messaggio che Huli ha mandato, lo vuoi ripetere che cosa hai detto? Voi avete una grande fortuna di poter essere in questa scuola. Sì. E poi che cosa gli hai detto più? Poi di non lasciare la scuola, perché tanti arrivano a terzo anno, lasciano la scuola, dici, perché sono maggiorenne.
di un maggiorenne, decido io noi più familiari e lasciano la scuola. E non è che tu devi andare maggiorenne e lasci la scuola, perché poi ti perdi l'opportunità di prendere un diploma, perché con la terza, con il terzo anno non è che si può fare tante cose. Con il diploma già ti puoi, nel reparto ristorativo puoi fare già qualcosa, già puoi fare una carriera, mentre con la terza anno non è che puoi andare tanto avanti. E quindi di cogliere questa opportunità, perché i ragazzi italiani hanno questa possibilità di studiare, che magari nel tuo villaggio invece mi hai raccontato che la scuola è stata distrutta. Sì, la scuola è stata... Dopo un po' di tempo che loro, i talebani, volevano che noi andavamo a scuola e hanno distrutto la scuola, così non potevamo andare a scuola e dovevamo stare a casa. E invece tu, grazie al percorso che hai potuto fare presso l'IPSAL di Castelvenere, oggi lavori. Cosa fai? Dove lavori? Se il dottore ci vuole aiutare un po' a dire questa realtà di lavoro tuo, che è una realtà oltretutto particolarmente significativa, perché ha un valore aggiunto sociale, questo soul food si chiama, vero? Allora, faccio un attimo una brevissima premessa, che è sul senso dell'appartenenza e sul senso dell'accoglienza. Noi abbiamo costruito insieme con Uli non un percorso solo di accoglienza, ma abbiamo fatto un percorso insieme che ci ha consentito di crescere insieme in questo percorso, e oggi quello che c'è e il risultato, anche il passaggio che Uli è riuscito a fare anche sul piano professionale, è un passaggio naturale, non è stato un passaggio forzoso né faticoso. Noi non ci siamo occupati di Uli, noi abbiamo proposto un modello di accoglienza, un modello di accoglienza che parte dal riconoscimento dell'altro come parte di noi, della nostra comunità, e in tempi come quelli che oggi stiamo vivendo, dove il concetto dell'accoglienza di tanti fratelli e sorelle che lasciano con dolore e fatica i propri territori, con tanto clamore che si sta facendo e sulle difficoltà anche ad accogliere chi ha una necessità di essere accolto, noi come Melagrana, in una rete ampia con altre realtà, stiamo proponendo un modello di accoglienza, che è quello là di distribuzioni di piccoli gruppi, di impegno attraverso la crescita e la scolarizzazione, che è uno dei passaggi forti, no? Della presenza nei territori, e la possibilità di dare strumenti concreti a chi viene, non parole, non chiacchiere, ma solide basi da poter poi spendere nel mercato del lavoro, da poter spendere nel mercato della vita. E questo è avvenuto con Uli, ma è quello che avviene con tutti i ragazzi e le ragazze che sono state in questo percorso con noi nelle strutture di Melagrana. Qui dove sorge la comunità, sorge anche la fattoria sociale Melagrana. Bellissima, magari qualche ripresa, ed è un luogo dove promuoviamo l'agricoltura sociale, ma non solo, abbiamo anche aperto un vero e proprio ristorante a vocazione agrituristica ed una pizzeria, ristorante dove Ude è uno dello staff della brigata di cucina e quindi è uno di quelli che porta avanti questo progetto importante del Koinè Soul Food. Koinè perché mantiene il senso dell'accoglienza, no? della vicinanza, dell'appartenenza. Soul Food perché pensiamo che il cibo tocca anche l'anima di ciascuno di noi, in un ragionamento che vogliamo fare tra valori dell'accoglienza e valori anche dello stare insieme, dello stare bene, della convivialità. Bene. E questa fattoria è una fattoria che si muove sulla produzione di prodotti anche diretti, che sono quelli della
del vino, dell'olio, della piccola zootecnia e così via. Quindi è un bel luogo dove poter passare del tempo, ed è anche la prospettiva importante che noi abbiamo dato ad alcuni dei ragazzi di poter avere anche uno spazio nel loro percorso di inserimento lavorativo vero e proprio, laddove alcuni di loro possono pensare di voler restare ancora in questo territorio, prima magari di andare in altri luoghi dove definire poi la loro vita adulta. Certo, che poi è una fortuna, perché oggi, conoscendo questo luogo, vi ho un po' invidiato, perché è bellissimo, c'è tanto verde, si respira proprio un'aria di tranquillità, di silenzio, un silenzio che a noi in città, perlomeno a casa mia, con la città rumorosa, io abito in una strada molto trafficata, e ormai il silenzio è diventato un lusso, un privilegio. Quindi veramente questo è un luogo meraviglioso, ed è una fortuna che voi abbiate scelto questo modello di approccio dell'accoglienza che continua nel tempo. Quindi mi permetto di dire che voi in realtà portate avanti un progetto di vita, date l'opportunità a questi ragazzi, i vostri ospiti, di costruire un progetto di vita qui, e questo veramente vi fa onore. È stato un piacere conoscervi, e grazie a Dino che ci dà la possibilità oggi di diffondere questo messaggio molto significativo. Grazie. Grazie a voi.